Buongiorno a tutti, amici di Se Buona Storia. Oggi mi trovo qui con Carlo. Buongiorno. Ci troviamo presso le Rocche Bianche. Si trovano, queste Rocche Bianche si trovano sulle alture di Vado Ligure e siamo qua perché Carlo ci racconta dei rastrellamenti avvenuti il 28 novembre 1944. Allora, per cominciare vorrei ricordare un gran partigiano che era Zazà, che nella sua vita si è fatto tre fronti, Albania, Grecia e Russia. Un suo fratello è rimasto in Russia, lui è riuscito a ritornare a casa e si è piazzato con i partigiani. Nel primo luglio è venuto un caposquadra, poi dall'abilità che aveva, alla metà di settembre l'hanno fatto capo partigiano e ha dovuto a tanto, per la sua esperienza che ha avuto con i tedeschi, con tutto quanto, ha fatto quello che è riuscito a fare quella notte lì insieme a altri valorosi, perché non era solo, perché hanno contribuito tutti. Dopo alcune di rastrellamenti che sono successi in giro in Piemonte, Zazà due o tre giorni prima si era attrezzato per fare due bunker tipo tedeschi in caso fossero venuti attaccati, per la sua difesa, la difesa dei campi e dei suoi militanti. Una era una breda, l'aveva piazzata lì facendo un bel lavoro, un ottimo lavoro, che non lo sparava e non lo vedevano dove era, e l'altra un MG dall'altra parte che tirava verso la parte della casa nuova da tagliate. Campo partigiani, Calcagno. Al 23 settembre erano 147 persone, una breda, tre casse di munizioni, due mitragliatrici Skoda, un Nobel, tre MG, due mitra Beretta, un lancio granate con 10 granate, mortaio da 81 nascosto. Revagliati. 90 uomini, 2 mitragliatrici Fiat, 3 casse di munizioni, 2 MG 42, 2 mitra, un Nobel e 20 caricatori, 8 cassette di munizioni da mitraglia Saint-Étienne, un mitra lanciagranate, un lanciagranate e 45 granate. Allora, sempre repagliati, due mortaio da 81 con colpi, Maccari, 70 uomini, un MG 42, una breda 30 mitraglietta, poi erano tutti fucili, erano tutti aggiornati con moschetti, con quelle che 91, con corti, lunghi, quello che trovavano le cose. Zazà Tancredi aveva organizzato diversi nidi di mitragliatrici sul fronte dei corvi.
aveva messo in cerco da potersi difendere come volevano, con diversi tipi di mitragliatrici e mitragliatori. E quella notte lì hanno dato atto che sono servite tutte abbastanza bene, eccetto due che erano tagliate fuori, il resto quelli che erano nel campo da lì l'hanno salvati appositamente per le armi che avevano in dotazione e saperne usare. Come è cominciato? Come è cominciato? Venivano su dalle rocche dei Corvi, venivano su da Segno, venivano su da Valle di Vado, venivano su da Quigliano, venivano su dalla Montagna, venivano su da Roviasca. Zazà quando ha visto i razzi, la direzione che prendevano, essendo stato parecchio tempo con i tedeschi, ha subito capito che c'era un accerchiamento in grande stile. Come avevo già detto prima, i corni avevano suonato tutte e tre volte le cose, e vuol dire che c'era un attacco immediato. Il primo a aprire il fuoco sono stati quelli lì fra San Bastian e l'altra di fianco, che hanno tenuto occupato parecchio tempo quelli che venivano su dalla parte di Montagna e dalla parte di Segno e dalla Faia. Altri hanno cominciato a levare tutto quello che potevano levare, prendere munizioni, cercare di mettere via, portarsi dietro le munizioni e cercare di rientreggiare e andare verso i Rebagliati. Frattanto, due staffette che erano andati dal Macari e dalla Rebagliati hanno messo in moto e cosa? Ci sono venuti incontro giù in Valata, da Monte Alto. Due giorni prima, Zazà alle Rocche Bianche aveva fatto piazzare una breda pesante con un fortino, una fortificazione tipo tedesca che lui conosceva bene perché c'è stato tanto insieme. Sparava e non vedevano il fuoco dove usciva per centrarla. E lì ha durato più di un'ora e mezza, ha tenuto fuori tutti quelli che venivano su dai Gatti verso Vessi San Giorgio, Vessi Porti, com'è, giù di sotto, l'ha tenuti fermi per un'ora e mezza, finché poi non si riesce bene a capire cosa sia successo, un tiratore scelto, una cosa è stato colpito nella testa, e di lì hanno fatto ancora qualche raffica, poi hanno levato l'otturatore alla mitraglia e sono scappati insieme agli altri verso quelli dei Rebagliati. I Rebagliati nel frattempo ha visto che i tedeschi e quelli montavano su a Monte Alto, sono riusciti elegantemente a piazzare il mortaio da 81, con un paio di corpi sono riusciti a centrare la radio che la sentivano parlare e nel bosco si sente molto bene le cose. Sono riusciti a individuare con gli aggeggi che avevano di scarsa proprietà, ma con un po' di fortuna ci sono riusciti. Centrando la radio, gli altri si sono salvati, sono montati tutti su verso Osiglia. Qui sopra erano i campi che due o tre giorni prima Zazà avevano fatto dei buchi della roba per nascondersi della roba da mangiare, per nascondere delle munizioni, per nascondersi quello che poco che avevano, che se fossero stati attaccati di non perdere tutto. E quella sera lì ha dato ordine di imboscare tutto quello che c'era e di difendersi come potevano. Sono scesi di qui, sono scesi nella valata qui dietro alle Rocche dei Corvi, sono venuti verso le Tagliate, verso le Rocche Bianche, che giù sotto c'è il sentiero lì, si sono imboscati tutti e poi hanno girato verso un Monte Alto anche loro. Poi c'è stato il fatto di Leo Carillo, un sottotenente
che era stato in Germania, che quando è arrivato in Italia è passato insieme ad altri suoi collaboratori, è passato con loro, quei partigiani. Quella sera lì, purtroppo, come hanno cominciato la manovra a fuoco, lì, avevano i tromboncini, i lanciarazzi, che sono più leggeri da portarsi dietro perché sono applicabili sui fucili, i moschetti, e tiravano le bombe. Io hanno centrato il campo, hanno entrato il campo ed sono stati feriti. Colpi di mortaio, cosa è stato ferito? René, il francese, Zazà, che l'ha preso delle schegge nelle gambe, Tonio, anche lui delle schegge nelle gambe, Argo, Iorio e Mauro. Quelli lì erano feriti, l'hanno cercati di portare in una caverna che avevano allargato lì, che poi l'avevano camuffata, e l'hanno portati lì dentro per non farceli prendere, e ci sono riusciti. Tra i quali c'era una cosa, Leo Carillo, i feriti gridavano cannosetta. Un ragazzo che era molto... veramente un grande ragazzo, l'hanno definito. Ha preso due borracce sapendo che c'era l'acqua la fossa dell'acqua qui dei gatti. Sopra i gatti. Ha fatto tutto il chienale, è andato a riempire queste borracce. Nel tornare indietro è stato scoperto e purtroppo l'hanno ucciso. Ed è il terzo che vediamo là. Morto in quella notte. Morto in quella notte. 28 novembre 1944. È stato raccontato una sera che eravamo a mangiare a montagna con un gruppo di lampi di Savona, e tra i quali erano uno dei più tanti protagonisti di quella notte lì, tipo Carai, Kid, Furetto, Amasio, Pantera, Uspinun, Urbani, Saccone, Rena, poi c'erano 4-5 del Cervaro che erano miei amici che erano lì a mangiare con noi, e poi c'era Bergamasco, Dario, Leti, Ernesto, Preteni e Lillo. Sì, e quindi tu hai raccolto testimonianza, Carlo. Ho impiastrato un po' di quello che mi ha raccontato, perché sì, non essendoci, cerchi di non allungare, di non divulgare cose che... Hai ascoltato e raccolto la loro testimonianza. Grazie, Carlo, grazie. Allora, Zazà, quando ha visto i razzi, come veniva messa la situazione, il primo lavoro era ancora al buio, ha mandato Diego insieme ad altri due, ha attaccato la mitraglia, la mitraglia pesante qui sopra le rocche. E ha mandato Job, che cosa, con la mitraglia leggera, per coprire la parte delle tagliate della canova, che poteva coprire tutta quella zona lì. E di lì poi, purtroppo, dopo un'ora e mezza di combattimento e cose, è stato colpito. Come detto Diego prima, è rimasto ucciso. Hanno messo fuori uso la mitragliatrice e sono scappati insieme agli altri. E mi dicevi che questi spari, questi combattimenti sono iniziati proprio presto? Infatti Zazà, la cosa che gli ha detto, come comincia l'alba e che vedi muovere dei gatti verso giù il basso, spara lì perché noi non ci siamo. Noi ci teniamo dalla parte della purada, dalla parte di sotto del corso. Ecco, sì, praticamente quasi nella notte. Era i primi rasi sono arrivati di notte. Sì. Perché adesso d'inverno, quando sono le 5, le 6, è buio qualcosa. E loro sì, sono arrivati addosso più o meno quell'ora lì.
Papi, grazie. Questa alle mie spalle è la casa di località Gatti, sulle alture di Vado e Segno. Questa casa, al termine del rastrellamento, avvenuto nella notte del 28 novembre 1944, venne data alle fiamme, venne bruciata. Ed era già la seconda volta che veniva bruciata, proprio perché quel rastrellamento non sortì l'effetto che l'esercito si era prefissato. E venne poi ricostruita, grazie anche all'aiuto dei comitati partigiani che erano qui nei dintorni. Al termine, ringrazio Carlo per averci portato questa testimonianza. Grazie a tutti e vi salutiamo. Arrivederci. Alla prossima. Alla prossima. Siamo stati un anno assenti in questa località, un anno che ci ha colpito la pandemia, però il nostro spirito c'era qui. Così come la visita del sindaco che è venuta qui lo scorso anno senza tutto questo gruppo che a noi ci rincuora. Prima di cedere la parola al sindaco volevo ricordare e ringraziare che in questo periodo di pandemia tutti i medici e i paramedici che sono morti per poter soccorrere la popolazione. Lascio la parola al sindaco e poi la benedizione in saluto alle bandiere, per ultimo, non per ultimo, il partigiano tuo. Ringrazio tutte le associazioni presenti, l'Ampi della Valle di Vado Ligure, e quindi io ringrazio Don Morini perché è sempre presente con noi. Veniamo apposta perché abbiamo queste montagne, queste montagne noi le amiamo perché sono state il nido della nostra liberazione a Vado, che i nostri erano qui. Questi tre partigiani, due del distaccamento Calcagno e uno del Maccari, sono caduti il 28 novembre del 44. E ricordiamoci la memoria, gente. Cosa dici? Grazie.